Sono vivo, sono integro. Bene, direi, dai, sono vivo, sono integro. È stata sicuramente una grande corsa, come lo è il Tour de France, e diciamo che ho raccolto insieme alla squadra abbiamo raccolto un buon bottino di piazzamenti. È mancata la vittoria, però siamo andati sul podio per ben tre volte, abbiamo ben figurato. E a livello personale molto bene, perché ho lavorato in sintonia con la squadra e sono riuscito, diciamo, a dare il 110%, e davvero la mia presenza al Tour de France si è notata. Sicuramente le tappe alpine, tappe davvero dure, tappe di 4.900 a intorno 5.000, anche 6.000 metri di dislivello, quindi sicuramente tappe da scalatore. Io da buon velocista faccio un po' di fatica, però dai, le ho portate a casa alla grande, non sono mai andato in difficoltà, probabilmente anche grazie a Tao Pace, quindi davvero sono sempre riuscito a rimanere all'interno del gruppo dei migliori, e ho concluso questo Tour de France al 51esimo posto su quasi 190 corridori al via, quindi non male, diciamo. Ah, sicuramente è una tecnologia che su di me ha funzionato tantissimo. L'ho scoperto diversi anni fa, e è già la terza annata che lo sto usando, e a me mi ha salvato, perché diciamo ero uno che aveva spesso problemi alle ginocchia, problemi anche di schiena, e grazie a questa tecnologia, diciamo, sono riuscito a trovare un equilibrio, a mettere davvero un equilibrio al mio corpo e avere anche una fluidità di pedalata che non avevo senza i dispositivi. Quindi devo assolutamente ringraziare Tao Pace, devo ringraziare Fabio Fontana, il fondatore, e davvero tutto lo staff che c'è dietro, che lavorano costantemente sull'innovazione, su questa tecnologia che è il nostro futuro. Sì, è arrivata questa chiamata da parte di una squadra, di una delle migliori squadre al mondo, quindi sono felice di poter andare a far parte appunto di questa realtà. È una realtà che mi ha sempre affascinato, e quando è arrivata la chiamata è arrivato, diciamo, un doppio sorriso, perché quando corridori dal calibro di Moritz o Michael Landa, sono corridori di un certo spessore, che hanno un certo carisma all'interno del gruppo, e dicono, insomma, che vogliono essere affiancati dalla mia presenza, e fa sempre piacere. Quindi a 34 anni arriva questa chiamata e non può che essere una cosa soddisfacente per me a livello personale. E nulla, adesso i prossimi obiettivi sicuramente sto guardando un attimo il mondiale, vedere se riesco ad entrare nella selezione italiana per il mondiale in Australia di quest'anno a fine settembre, e andrò in Canada la prossima settimana. Abbiamo due classiche del livello World Tour, che si chiamano appunto Montreal e Quebec, e poi alcune corse qui in territorio italiano, fino a, penso, al Giro del Piemonte, vediamo se fare Lombardia come ultima corsa. E nulla, spero di regalare ancora una gioia a me stesso, a tutti i fans, e soprattutto a Tao Pace. Questa settimana mi trovo in Trentino, farò alcuni allenamenti nella zona della Val di Fiemme, e nulla, poi volerò per il Canada per una decina di giorni, ritornerò qui e vediamo se arriverà questa chiamata da parte della nazionale e si volerà in Australia, insomma, perché il mondiale quest'anno è in Australia.
e è un obiettivo che l'ho messo, che l'ho diciamo cerchiato, e vediamo se finalmente insomma potrò vestire questa maglia azzurra ai mondiali. L'ho già vestita agli europei e sicuramente una grande emozione, però il mondiale è qualcosa in più. Ma ci sono abbastanza differenze, anche se negli ultimi anni un po' tutte le squadre stanno adottando diciamo un po' lo stesso livello di preparazione, anche il modo di essere seguiti, quindi da nutrizionisti, team manager, direttori, hanno un po' lo stesso modello lavorativo, però sicuramente qualcosa c'è sempre da imparare e sicuramente Bahrain mi darà la massima fiducia e soprattutto mi darà i mezzi possibili magari anche per fare un altro step nella mia carriera, e se viene questo step sarà un step importante, perché diciamo che sui primi 10 ci sono spesso, però riuscire magari a conquistare qualche classica sarebbe il sogno nel cassetto che ho già da bambino e voglio realizzarlo insomma. Sicuramente ci vuole una grande costanza come in tutto, l'importante è saper divertirsi e soprattutto prendere lo sport come scuola di vita, perché lo sport aiuta davvero in tutto, anche e soprattutto per i ragazzi, e insegnare lo sport, insegnare diciamo le regole è qualcosa che aiuta sicuramente anche in futuro per un qualsiasi lavoro. Problema, eh? Why sei dimentico in guarda? L'hai arrampicato al vento.